Essere misericordiosi vuol dire anche essere capaci di perdono. Questo non è facile, eh? Può succedere che a volte in famiglia, a scuola, in parrocchia, in palestra o nei luoghi di divertimento qualcuno si possa fare dei torti e ci sentiamo offesi, oppure in qualche momento di nerviosismo possiamo essere noi ad offendere gli altri. Non rimaniamo con il rancore o il desiderio di vendetta. Non serve a nulla. È un tarlo che ci mangia l'anima e non ci permette di essere felici. Perdoniamo. Perdoniamo e dimentichiamo il torto ricevuto. Così possiamo comprendere l'insegnamento di Gesù ed essere suoi discepoli e testimoni di misericordia. Ragazzi, quante volte mi capita di dover telefonare ad agli amici, però succede che non riesco a mettermi in contatto perché non c'è campo. Sono certo che capita anche a voi che il cellulare in alcuni posti non prenda. Bene, ricordate che se nella vostra vita non c'è Gesù, è come se non fosse campo. Non si riesce a parlare e si rinchiude in se stessi. Mettiamoci sempre dove si prende. La famiglia, la parrocchia, la scuola, perché in questo mondo avremo sempre qualcosa da dire di buono e di vero.